lei se vede che qualcuno la avvicina per proporgli delle cose, cosa fa? Gli dai una sciafa e un cassotto. Magari fossero tutti determinati come questa arzilla nonnina, i truffatori avrebbero vita dura. Purtroppo raggiri e furti ad anziani sono tra i reati più fastidiosi commessi con frequenza a Padova. Per questo oggi gli ospiti del centro Nazareth e molti anziani del quartiere Forcellini si sono trovati per una lezione particolare. Grazie ai poliziotti della questura hanno imparato comportamenti e regole semplici da seguire per evitare di cadere nelle mani di malintenzionati, come è accaduto a Raffaella derubata 2 anni fa. Mi ha fermato davanti al cancello del giardino. Mi ha coinvolto in una truffa parlando come fosse amico intimo di mio figlio e della mia famiglia. L'ultima evoluzione in ordine di tempo è la truffa dell'avvocato. Solo sabato un'anziana padovana è stata fermata in tempo da un cassiere di una banca di Piazza delle Erbe mentre stava prelevando 4.000 euro da consegnare ad un fattomatico legale che le aveva detto che il figlio era stato arrestato. In questi casi la accortezza da fare è quella di non dar credito a questa forma, ma di riagganciare il telefono, possibilmente con un'altra utenza telefonica. Ormai tutti quanti abbiamo visto che solitamente queste truffe avvengono chiamando i telefoni di casa, con un telefono cellulare, ove possibile, chiamare direttamente la questura facendo il 113 e chiedere informazioni alla questura. Ecco altri consigli. Non aprire e non fare entrare all'interno del proprio appartamento persone sconosciute, ancorché si qualifichino come persone appartenenti ad un qualsiasi ente pubblico. Tra il pubblico anche il cappellano dell'ospedale di Padova, dove spesso i pazienti vengono derubati dai ladri senza scrupoli. Pensavamo potesse essere interessante sentire qualche consiglio così da chi è maggiormente esperto di noi, chiaramente, no? Queste truffe, in questi raggiri.